Bene, Ioana mi ha già presentato, sono Massimiliano Bernini, portavoce del Movimento 5 Stelle al Parlamento, alla Camera dei Deputati, membro della Commissione Agricoltura. Prima di entrare così nel merito delle questioni che hai giustamente sollevato e che sono attuali, consentitemi di leggere due aforismi che ho trovato così mentre cercavo di preparare l'intervento. Poi se mi dilungo troppo su certe tematiche, fermatevi, perché dettatemi voi assolutamente i tempi. Il Mahatma Gandhi cita: la civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali. Altro aforisma: per prima cosa fu necessario civilizzare l'uomo in rapporto all'uomo, ora è necessario civilizzare l'uomo in rapporto alla natura e agli animali. Victor Hugo. Quindi, perché queste due citazioni? Per farvi capire che, ecco, noi ci crediamo a queste due citazioni che abbiamo fatto, le abbiamo proprio messe al centro della nostra azione politica che stiamo sviluppando alla Camera dei Deputati, ma anche al Senato. Noi diciamo agricoltura, ambiente, animali, sono le tre A che stanno al centro della nostra azione politica, dei nostri atti che quotidianamente andiamo a portare avanti e sviluppiamo nelle commissioni di merito. Purtroppo in Commissione Agricoltura ci scontriamo con una etica che è ancora fin troppo antropocentrica, cioè l'uomo al centro e gli animali e l'ambiente messi ai margini e purtroppo anche un po' più in là. Una visione abbastanza specista. Questo è lo stato dell'arte, questo è ciò con cui ci dobbiamo confrontare giornalmente. Questa etica così antropocentrica è portata avanti dal popolo delle doppiette, dei cacciatori, molto spesso dalle associazioni di categoria che antepongono al benessere animale e alla tutela dell'ambiente il denaro, il reddito, il profitto, in maniera anche un po' miope, perché poi non tutelare l'ambiente, non tutelare gli animali significa poi dover subire delle perdite economiche notevoli. Potremmo parlare per ore dei disastri ambientali, di quanto costano alla collettività in termini di spese dirette ed indirette. Comunque andiamo avanti. Però bisogna anche riconoscere una cosa, prima lo accennava il professore, il dottore, poi penso anche Leonora l'ha accennato nel suo intervento. Non siamo proprio digiuni in materia di diritti, di riconoscimento del diritto degli animali e del benessere animale. Andatevi a leggere, io l'ho fatto, noi la leggiamo abbastanza spesso, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale, che è stata sancita a Parigi presso la sede dell'UNESCO nel 1978. Cioè, quello deve essere il nostro manifesto, il nostro punto di riferimento, da cui far partire ogni azione politica a qualsiasi livello, dal livello locale, a livello regionale, a livello nazionale, fino a livello europeo. Sono 14 articoli bellissimi, vabbè, per ragioni di tempo non ve li posso leggere, io alcuni me li ero appuntati, però vabbè, soltanto l'articolo 11. Ogni atto che comporti uccisione di un animale senza necessità è un biocidio. Articolo 12. Ogni atto che comporti l'uccisione di un numero di animali selvaggi è un genocidio. L'inquinamento e la distruzione dell'ambiente naturale portano al genocidio. Queste affermazioni sono messe nero su bianco nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Animale. Per fortuna, ecco, l'Europa da questo punto di vista non è rimasta indietro. Nel TFUE, quindi nel trattato quello sul funzionamento dell'Unione Europea, all'articolo 13 si parla proprio di protezione degli animali che è recepita come diritto primario. Quindi il diritto degli animali, il diritto dell'animale è al pari del diritto dell'uomo. Diciamo quindi è proprio un elemento, questo aspetto cardine della Costituzione dell'Unione Europea.
e da qui poi sono nate tutta una serie di direttive, di convenzioni e via discorrendo, che mettono appunto al centro il benessere dell'animale. Leggi europee più o meno ineccepibili, alcune sicuramente hanno dato uno slancio notevole a tutti gli stati membri in materia di tutela dei diritti degli animali e del loro benessere, e altre che, come sentivamo prima, che possono assolutamente essere perfezionate. Una fra tutte, che riguarda la questione dell'agricoltura e quindi gli animali che sono mantenuti all'interno degli allevamenti, è la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione degli animali, appunto negli allevamenti, in modo particolare per quanto riguarda le galline ovaiole. Stabilisce questa convenzione che tutti gli animali allevati, quindi anche le galline ovaiole, abbiano libero accesso all'acqua, al cibo, abbiano ricoveri adeguati, possibilità di comportarsi secondo natura, che durante la manipolazione non vengano indotte sofferenze all'animale, protezione dalla malattia nell'ottica della prevenzione e dell'azione rapida, quindi con delle cure. Questa convenzione ha fatto sì, per esempio, che di recente si passasse dalle gabbie, quelle convenzionali degli allevamenti, alle gabbie arricchite. Non è che con le gabbie arricchite siamo messi meglio, perché tra l'altro nella stesura iniziale questa convenzione, che poi diciamo è diventata la direttiva 2002/4/CE, prevedeva proprio la messa al bando degli allevamenti in gabbie. Però, come al solito, gli interessi economici che vi dicevo prima hanno in qualche modo così costretto il legislatore a rivedere la sua posizione in una direzione più morbida, quindi c'è stata una terza via. E adesso infatti non si parla più di gabbie ordinarie, ma si parla di gabbie arricchite. Che cos'erano queste gabbie ordinarie? Cioè, la gallina ovaiola era costretta a vivere tutta la sua esistenza in una gabbia di dimensione di 550 cm quadrati, praticamente un foglio a 4. Voi avete un foglio a 4, lo tirate fuori, ecco, questa era la superficie sulla quale doveva vivere una gallina per tutta la sua esistenza, una gallina ovaiola. Questa atrocità fortunatamente è stata in qualche modo così sanata con questa direttiva. Oggi parliamo di gabbie arricchite, che sono obbligatorie in tutta Europa, gabbie che sono di 750 cm quadrati, però all'interno delle quali sono previste, per esempio, un'area di plastica per il nido, perché prima erano costretti a muoversi sul graticciato per tutta l'esistenza, cioè e gli arti inferiori della gallina si deformavano, perché provate voi a camminare per tutta la vostra esistenza su una rete metallica. Non potevo neanche distendere le ali, adesso con queste gabbie arricchite lo possono fare, e c'è il bastone di ferro sul quale possono appoggiarsi, c'è una grada per le unghie, per appunto affilarsi le unghie, c'è un posatoio e via discorrendo. Sicuramente non è il massimo, noi avremmo voluto, noi tutti, perché penso che di parlare a noi tutti, visto che abbiamo una sensibilità animalista, se no non staremmo qui questa sera, avremmo preferito sicuramente la stesura iniziale che bandiva allevamenti in gabbie. E con queste gabbie ordinarie che cosa ci abbiamo fatto? Cosa ci hanno fatto gli allevatori italiani ed europei? Le hanno distrutte, ci hanno fatto un bel mucchio, le hanno bruciate? Assolutamente no, sono state vendute ai paesi extraeuropei, sono state vendute ai paesi in via di sviluppo, e le stanno utilizzando per allevare galline e produrre uova per invadere il nostro mercato. Allora, Bernini è il solito grillino complottista, no? Vi dimostro che quello che sto dicendo è assolutamente vero. Di recente abbiamo ratificato in Parlamento l'accordo di libero scambio con l'Ucraina. Ora, non c'è solo il TTIP, signori miei, noi stiamo facendo una battaglia su quello, giusto e sacrosanto, ma gli accordi di libero scambio, il Parlamento italiano, prima dell'estate, ne ha ratificati almeno 4: accordo con l'Ucraina, accordo con la Moldova, accordo con la Georgia, accordo con la Corea del Sud, e poi ci sono quelli pregressi con, per esempio, il Marocco e via discorrendo. Accordo che prevedono l'abbattimento delle barriere tariffarie, dei dazi, quindi si potrà commerciare, vendere il prodotto senza subire l'innalzamento del prezzo a seguito dei dazi. Ebbene, in Ucraina ci sono due multinazionali che si stanno specializzando nell'invasione con i loro prodotti, con le loro uova
quindi del mercato europeo e italiano, che si chiamano l'Imper Ovo, Impero Uovo, e l'Ovo Star Union, 23 milioni di galline in 19 allevamenti, allevate in condizioni assolutamente, consentire il termine, disumane. Dovremmo usare il termine collegato agli animali, però io penso che sia giusto usare questo termine, quindi in condizioni assolutamente irrispettose del benessere animale e dei diritti sanciti dalla dichiarazione di cui prima. Quindi queste gabbiette, queste cose schifose nelle quali facciamo vivere i nostri animali escono dalla porta e rientrano dalla finestra attraverso questi prodotti, queste uova che non tengono minimamente conto degli standard etici. Quindi, per farvi capire di come questo paradigma neoliberista, globalizzato, diciamo, ecco, non tiene minimamente conto del benessere animale, magari in Europa e in Italia con le nostre norme riusciamo a fronteggiare questa visione specista, questa visione che non tiene conto dei diritti degli animali, però sappiate che siamo invasi di prodotti alimentari di origine animale che sono ottenuti in maniera irrispettosa dei diritti degli animali e del loro benessere. Va bene, quindi andiamo avanti sulla questione delle normative europee, normative italiane. Ce ne abbiamo diverse sulla questione del benessere animale, molte perché sono un mero recepimento delle direttive europee, sono dei decreti legislativi. Molto importante a mio avviso la legge 150 del 1992, quella che riguarda l'applicazione dei reati sanciti dalla CITES, e mi ricollego adesso alla questione del forestale, della CITES è quella convenzione internazionale siglata a Washington nel 1973 contro il commercio di specie vegetali e animali in via di estinzione o a rischio di estinzione e dei loro prodotti. Praticamente il frutto dell'azione, dell'applicazione di questa convenzione da parte degli organi di polizia italiani li vedete negli aeroporti, quelli internazionali. Se andate a Fiumicino c'è una bacheca con tutte zanne, con giubbotti di coccodrillo e via discorrendo, quello è il frutto delle perquisizioni portate avanti dai nostri organi di polizia rispettando appunto questa legge che recepisce questa convenzione. Ora arriviamo alla questione della forestale in questo frangente. Perché? Perché chi era competente nelle strutture aeroportuali o nei porti a rilevare queste infrazioni ai sensi della CITES era appunto il Corpo Forestale dello Stato. Perché noi abbiamo fatto tutta questa battaglia in Parlamento e stiamo continuando a farla contro questo accorpamento? Anzi, non so, tra l'altro sapete che fine farà il CFS? Secondo la riforma della pubblica amministrazione, il Corpo Forestale dello Stato, che è la quinta forza di polizia, verrà accorpata nell'Arma dei Carabinieri con un processo di militarizzazione che ha ben pochi precedenti illustri. Dobbiamo tornare al ventennio fascista, quando si facevano le militarizzazioni nel silenzio mediatico. Quindi questo Corpo Forestale viene accorpato nei Carabinieri. Viene accorpato, viene militarizzato, ma quello che a noi ci preoccupa, a parte l'aspetto della militarizzazione, è che fine faranno tutte le competenze del Corpo Forestale dello Stato in materia di tutela e salvaguardia dell'ambiente, di lotta al bracconaggio e via discorrendo. I carabinieri, che notoriamente sono sotto organico e che hanno bisogno di forze nuove, di agenti da dislocare nel territorio per l'ordine pubblico, oggi più che mai una scusa necessaria, cioè oggi più che mai dico tutti che sia necessario implementare l'ordine pubblico, a mio avviso è una scusa. Quindi noi temiamo che i territori rimarranno completamente sguarniti di ogni forma di presidio a tutela dell'ambiente, a tutela degli animali, quindi non ci sarà più nessuno a nostro avviso che farà il bracconaggio, l'azione anti-bracconaggio come la faceva il Corpo Forestale dello Stato, caratterizzata dallo stare appostati giornate intere aspettando che passasse il bracconiere, con tante altre azioni che mettevano in campo, che mettevano in atto e che erano il frutto di una passione sicuramente, ma poi anche di una grande competenza acquisita nel corso degli anni con formazioni idonee. Quindi siamo molto preoccupati di questo. Nel frattempo anche la polizia provinciale è stata sostanzialmente smantellata
Quindi chi tutelerà i nostri, la nostra fauna selvatica, i nostri animali? A chi potremo rivolgerci? Ai carabinieri? Avranno questa sensibilità che fino ad oggi il Corpo Forestale dello Stato ha dimostrato? Noi pensiamo di no, non per colpa dei carabinieri, e beh, ci mancherebbe altro, ma perché ogni forza di polizia nei decenni, nei secoli si è specializzata in determinati ambiti. Noi l'abbiamo fatta queste domande al Ministro Madia, le ho fatte proprio io, con un microfono come questo, le ho chiesto: ma che fine faranno i comandi stazione? Chi farà il censimento degli alberi? Chi farà il controllo contro il bracconaggio? Chi metterà in atto la convenzione del CITES di Washington nel 1973? Non c'è stata risposta. Abbiamo anche dei ricatti di quello che è la mancanza in questo momento di qualcuno che faccia un controllo mentre ci sarà l'aggiornamento da parte dei carabinieri. Diciamo, poi la situazione, ripeto, non è assolutamente favorevole, perché adesso c'è tutto questo allarmismo riguardante gli attentati, e quindi giustamente viene data la precedenza all'ordine pubblico piuttosto che al controllo del territorio. A mio avviso anche la questione del controllo del territorio è assolutamente strategica. Prima di fare l'elenco di tutte le azioni che noi abbiamo portato avanti a tutela del benessere animale, consentitemi di muovere ulteriori critiche nei confronti delle azioni di questo governo. Noi abbiamo una legge, la legge 157 del 92, non so se la conoscete, che negli anni è stata modificata, e si intitola Norme di protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, parla di caccia. Io personalmente, io sto parlando come Massimo Bernini, non come Movimento 5 Stelle, sono contrario alla caccia. Il Movimento 5 Stelle tendenzialmente è contrario alla caccia, però dobbiamo ancora, la voce che noi dobbiamo portare è quella dei cittadini, quindi dobbiamo coinvolgere i cittadini su un dibattito riguardante la questione dell'abolizione della caccia. Questa legge che sostanzialmente trova un punto d'incontro tra le ragioni protezionistiche a favore della fauna e il mondo venatorio. Questo punto d'incontro lo realizza, quindi riesce in qualche modo a tenere un equilibrio. Questo non lo dice Bernini Massimiliano, ma lo dicono le associazioni animaliste con le quali noi quotidianamente ci confrontiamo: l'IPU, l'AV, Lega Anticaccia, Animalisti Italiani e via discorrendo. Questa legge non è perfetta, ma comunque è una legge che quantomeno tiene a bada il popolo delle doppiette. Ebbene, ovviamente il popolo delle doppiette è un popolo che si muove con voti e interessi economici legati al commercio delle armi, fa pressione attraverso i rappresentanti politici in Parlamento, di tutti gli schieramenti politici, affinché venga messa a mano, venga modificata questa 157-92 nella direzione di una maggiore libertà a cacciare, a praticare la caccia. Un esempio, ve ne porto due di esempi per non essere eccessivamente pedante. All'articolo 2, la legge 157-92 dice questo: le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle avicole. Cioè tutti gli animali sono considerati animali selvatici, ad eccezione di questi, perciò devono essere tutelati e gestiti dalle regioni. Questo è quello che dice la legge. Cosa è successo? È successo durante questa legislatura, qualche mese fa, con l'approvazione del decreto legge sulla competitività, è stato modificato questo articolo, e tra gli animali che non sono tutelati si sono aggiunte le nutrie. Quindi questo è stato un emendamento proposto dalla maggioranza, che ha avuto l'accoglimento di tutto il Parlamento, ovviamente noi ci siamo dati conto, e sono state alzate le nutrie, ovvero queste possono essere da oggi liberamente cacciate. Una cosa atroce, poi se non mi dilungo troppo vi vorrei spiegare anche perché. Altra modifica che è stata fatta: le regioni gestiscono la fauna selvatica ed omeoterma. La modifica che è stata fatta è questa: la gestione può essere finalizzata, nel caso delle specie alloctone, anche all'eradicazione e al controllo delle popolazioni. Questi sono due termini che non ci possono stare in una legge che prevede la tutela della fauna selvatica. I cinghiali
le nutrie sicuramente stanno rappresentando una problematica nelle aree rurali del nostro paese, ma non si risolve questa criticità con l'eradicazione e con il controllo delle popolazioni. Anche i termini sono importanti. Infatti quello che noi diciamo, e che dico anche le associazioni ambientaliste, bisogna cominciare a parlare di controllo dei danni prodotti dalle nutrie e dai cinghiali, non di eradicazione, perché l'eradicazione e il controllo delle popolazioni apre a metodi cruenti di controllo di questi animali, ovvero l'utilizzo del fucile per farli fuori. Ed è scientificamente provato, nuovamente non lo dice Bertini Massimiano, lo dice la scienza, lo dicono anche le associazioni animaliste, la caccia non va a risolvere il problema di questi animali, del sovrannumero di questi animali, ma anzi ne amplifica i fenomeni, perché crea una destrutturazione delle classi di età, favorendo gli esemplari più giovani e più fecondi, visto che vengono abbattuti i capi che hanno, nel caso dei cinghiali, più di 2 anni. Quindi la caccia non è assolutamente la soluzione. E quali sono le soluzioni per poter contenere questi animali, queste popolazioni? Le soluzioni, noi in Commissione Agricoltura, io facevo l'insegnante di educazione tecnica, poi finita questa esperienza tornerò a fare quello che facevo prima. Sono rimasto veramente colpito di come la politica, la vecchia politica, affrontasse queste tematiche. Cioè stavano lì a discutere di quali misure andavano adottate, la politica doveva adottare per contenere questi cinghiali. Ma io mi sono detto, ma scusate, ma non c'è il mondo della ricerca, non c'è l'università, non c'è l'ISPRA, l'Istituto Superiore della Protezione e la Ricerca Ambientale? E loro mi hanno risposto, sì, c'è. Dico, sì, lo so che c'è, però questi enti, questa ricerca ha già negli anni studiato il fenomeno ed ha già fornito in importanti pubblicazioni gli strumenti, i metodi per poter contenere in maniera non cruenta queste popolazioni. Quindi semplicemente si tratta di mettere in pratica quello che la ricerca già dice, ricerca pagata con le nostre tasse, quindi pagata dai contribuenti italiani. E infatti nella risoluzione nostra del Movimento 5 Stelle per il contenimento dei danni prodotti dai suini, siamo riusciti a mettere questo impegno, cioè che vengano attuate le linee guida previste dall'Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione dell'Ambiente, sia in questa risoluzione del Movimento 5 Stelle sia in quell'altra invece concernente i lupi. Il titolo è per la fauna selvatica ed inselvatica. Quindi ecco, questo che cosa dimostra? Il termine eradicazione, controllo di popolazioni, ci mettiamo le nutrie, significa quello che dicevo all'inizio, che manca un'etica. Se all'interno della politica, invece la società civile questa sensibilità la sta sviluppando sempre di più, manca da parte della politica una sensibilità alle questioni del benessere animale e dei diritti degli animali. Altra questione che abbiamo portato avanti come Movimento 5 Stelle è stata, per esempio, la battaglia, finalmente questa è stata vinta, contro i richiami vivi. Non so se sapete cosa sono i richiami vivi. Praticamente questi uccelli che venivano messi dentro delle gabbie e utilizzati come richiami per i loro simili durante le battute di caccia da parte dei cacciatori. La battaglia l'abbiamo vinta anche perché l'Unione Europea, la Commissione Europea ha messo in mora, ha attivato una procedura di infrazione in quanto questi allevamenti provinciali autorizzati a livello regionale confliggevano con la direttiva uccelli 2947. Ebbene, non è stato facile perché la procedura di infrazione partì addirittura nel 2010 e siamo riusciti quindi con un'azione portata avanti sia all'interno del Parlamento, che abbiamo portato avanti noi del Movimento 5 Stelle, altri partiti, ma non tantissimi, quindi soprattutto in opposizione, per esempio la Lega è stata fermamente contraria ad abolire gli richiami vivi. È stata portata avanti all'esterno delle istituzioni da tutte le associazioni animaliste e ambientaliste che vi dicevo prima, e alla fine con la legge di delegazione europea che è passata il 2 luglio del 2015 siamo riusciti con l'articolo 21, che noi abbiamo votato favorevolmente, a bloccare quest'altra pratica ignobile. Andatevi a vedere questa sera in video su YouTube 2 a 10 minuti dei richiami vivi girato dalla Lipu. Scene atroci, questi animaletti costretti a vivere all'interno di gabbie, segregati, detenuti per tutta la loro esistenza, coperti addirittura anche di giorno con un panno, con una pezza
in modo da alterare quello che era il, che è il loro bioritmo, perché l'uccellino canta quando si deve accoppiare, quindi tu per poterlo utilizzare come richiamo devi praticamente alterare il suo ritmo fisiologico e portarlo sempre nella condizione di cantarlo, cioè sempre nel momento in cui si dovrebbe potenzialmente riprodurre, in modo che il suo canto poi attira i suoi simili. Ecco, quindi, quello, se andate a vedere questo filmato, osservate proprio questa situazione, quindi condizioni di vita veramente, non è vita, è un'esistenza veramente triste, non rispettosa del benessere, neanche lontanamente, diciamo così, paragonabile a una condizione decorosa del benessere animale. Le zampette nuovamente che vengono, si tolgono perché camminano sul tralicciato della gabbietta, carenza di acqua, carenza di cibo, i sopralluoghi che sono stati fatti dal corpo forestale dello Stato che hanno sequestrato questi allevamenti rilevavano appunto queste situazioni e via discorrendo. Quindi questa è un'altra delle battaglie che come Movimento 5 Stelle abbiamo portato avanti all'interno del Parlamento e che abbiamo vinto. Poi noi abbiamo veramente un mare di proposte di legge, risoluzioni, mozioni, andate a vedere, a leggere, che noi abbiamo scritto con cittadini sensibili su queste tematiche, ma che abbiamo anche scritto con le varie associazioni di ambientaliste. Vi faccio una carrellata molto veloce, poi mi taccio e lascio la parola a chi seguirà. Per esempio abbiamo depositato una proposta di legge riguardante la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento. Allora, attualmente il decreto legislativo che recepisce la direttiva europea, il 333, parla che gli animali durante il trasferimento, la strapulazione, l'immobilizzazione, lo stordimento, la macellazione e l'abbattimento non devono essere né eccitati, quindi non devono stare in condizioni di eccitazione, non devono subire dolori o sofferenze. Quindi l'animale deve arrivare al momento, è triste dirlo, però questa, diciamo, sarebbe un passo avanti importante se venisse applicato questo decreto legislativo. Quindi l'animale deve arrivare al momento della macellazione privo di coscienza, in modo che non gli vengano inferte inutili sofferenze. Quindi ottimo decreto legislativo, o meglio, buon decreto legislativo che fa un passo avanti nella direzione che ci auspichiamo. Tuttavia ci sono delle deroghe. C'è per esempio la deroga riguardante la macellazione rituale, cioè quando viene prodotta carne kosher o carne halal, visto che queste procedure, queste viti prevedono che l'animale non venga stordito durante la macellazione, si aprono delle deroghe. Ecco, noi con questa proposta di legge chiediamo che queste deroghe non vengano attuate, cioè che anche chi produce carne, kosher e halal si adegui a quella che è la normativa italiana e la normativa europea che ha come obiettivo quello di evitare inutili sofferenze agli animali nell'atto della macellazione. Ovviamente non è una legge, da molti è stata in qualche modo presa come una antireligiosa, una donazione del Movimento 5 Stelle un po' xenofoba, assolutamente noi non abbiamo questo intento. Noi chiediamo, ed è una cosa che chiede anche per esempio il Comitato Nazionale per la Bioetica, che la libertà religiosa, che è sacrosanta, che è sancita dall'articolo 19 della Costituzione, tenga conto però anche di quelli che sono i valori che si sono conseguiti nel corso dei decenni a livello di ordinamenti giuridici. Quindi noi chiediamo questo aspetto. Poi vado avanti, abbiamo proposto una legge per l'abolizione del diritto di accesso al fondo altrui per l'esercizio della caccia. È impossibile oggigiorno che i cacciatori abbiano libero accesso su tutti i fondi, mentre un fotografo naturalista non possa accedere al fondo di un privato per fare delle foto, appunto, che è un'attività molto meno cruenta rispetto alla caccia. Questa proposta di legge ha lo scopo di tutelare quello che è il diritto alla proprietà privata, ma ha anche lo scopo di evitare che l'attività venatoria sia assolutamente incontrollata ed incontrollabile. E poi c'è anche l'aspetto della sicurezza dei cittadini. Noi poi ci state seguendo, penso anche medianicamente, stiamo portando avanti questa azione di divieto dell'utilizzazione degli animali nei circhi.
abbiamo una proposta di legge, poi c'è il mio collega omonimo, non siamo parenti, Paolo Bernini, che su questo fronte è molto attivo. È assurdo che lo Stato finanzi con il Fondo Unico per lo Spettacolo le attività circensi che prevedono l'utilizzo di animali. Si tratta di 7 milioni di euro, di cui 3 milioni e rotti vanno ai circhi. Tra questi ci sono dei circhi che hanno violato le normative statali ed europee in materia di protezione degli animali, quindi noi troviamo assolutamente non corretto che vengano finanziati. Quasi finito.